la nostra pompa, vi faccio vedere gli accessori in dotazione. Abbiamo l'alimentatore da muro, il cavo USB-C per la ricarica, abbiamo la presa dell'accendisigari per alimentarlo direttamente, abbiamo tutta abbiamo il suo tubo innanzitutto con tutta la serie di connessioni, abbiamo una serie di guarnizioni e fusibile di scorta e questa è la nostra pompa, si presenta così. Qui abbiamo una cinghia per il trasporto, qui abbiamo la console di tasti di comando, poi ve la faccio vedere accesa. Qui abbiamo la serie di prese, qui abbiamo la luce, queste sono le due connessioni, una che soffia, una che aspira, perché possiamo anche vuotare i nostri gonfiabili. Dalla parte sotto c'è parte inferiore, abbiamo la presa d'aria e espulsione dall'aria. Prendiamo il tubo, lo avvitiamo in questo caso nell'uscita, questo è il tasto di accensione, si deve tenere premuto un attimo. Come vedete abbiamo la carica della batteria residua, qui abbiamo l'impostazione in bar, ma possiamo metterla anche in PSA premendo il primo tasto. Col più col meno andiamo a impostare la pressione per la quale la pompa dovrà rilevare il gonfiaggio e si dovrà fermare in automatico, e questo è il tasto della pila, ripremendolo si spegne. Vi faccio vedere un esempio, attacchiamo una connessione qualsiasi, imposto 0,5 bar, 0,4, avvio, inizia a gonfiare, io tappo fuori, vedete, rilevati 0,5 bar, si è fermata nell'istante. Essendo due stadi, la prima parte eroga tantissima aria, nella seconda parte invece la fa salire di pressione. Tenendo premuto rispegniamo.